Dalle lettere di San Gabriele dell'Addolorata religioso. Se Maria è per me, chi può essere contro di me? Vi raccomando una ferma e stabile devozione ai dolori di Maria Santissima Addolorata. Fatene frequente memoria e compatitela nelle sue pene. Allora, questa madre di amore, che mai si fa vincere in cortesia, vi saprà a sua volta compatire. Sfogate con lei il vostro cuore, a lei raccontate le vostre miserie, i vostri bisogni, a lei raccomandate la vostra famiglia, il grande affare dell'anima, e me ne ancora che mi trovo in grande bisogno. A lei rivolgete spesso questa orazione. Ti prego ardentemente, mia Signora, o Santa Maria, prendi quest'affare nelle tue mani, esternando a lei la vostra o altrui causa che deve salvare. Oh, se ci fidassimo un po' più di questa nostra tenera madre, che si protesta nella scrittura di amare chi l'ama. Io amo i miei amanti, e ci va ripetendo con Isaia. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se una donna lo dimenticasse, io non ti dimenticherò mai. Ah, che troppo le costiamo, e sa ben ella tra quali spasimi e dolori ci partorì sul Calvario, che arrivò piuttosto a scegliere che il suo caro figliolo morisse svenato, confitto con tre chiodi sulla croce, anziché vedere dannati in eterno le anime nostre. Oh, se ciò pensassimo qualche volta tra noi, ameremmo forse un poco più questa cara nostra tenera madre, ci fideremmo un po' più di lei e non temeremmo tanto l'inferno, che anzi, quanto ci venisse a tentare con i suoi terrori e minacce. Ci ricorderemmo un po' più di lei, ripetendo: se Maria è per me, chi può essere contro di me? Non Dio, perché essa come figlia diletta lo placa. Non Cristo, giudice, perché essa come madre lo piega. E perdonarci non i peccati, perché questi di fronte alla sua misericordia sono quasi un nulla. Non nell'inferno, perché Satana trema quando dico Ave Maria. Non finalmente gli stessi uomini, perché essa è chiamata dallo Spirito Santo come un esercito messo in buona ordinanza. Oh, quanto saremmo più tranquilli i nostri sonni, più lieti i nostri giorni, un paradiso, insomma, il nostro vivere, se totalmente ci abbandonassimo nelle sue mani e le dicessimo: nelle tue mani, o Signora, affido la mia causa. Se avremmo Maria con noi, avremo tutto. Se ci mancherà essa, ci mancherà tutto. Se ci proteggerà Maria, saremo salvi. Se essa ci abbandonerà, saremo dannati. Non lo dico io questo, lo dicono i santi.